Ragazzi, benvenuti a tutti. Dopo avervi fatto vedere le simulazioni delle due fasce del campionato del mondo che andrà a prendere parte questo FIFA, torniamo a ributtarci su questa EFL League 2 del campionato inglese, quindi l'ultima chiamata del campionato d'Inghilterra, quindi proprio come se fosse la Serie C2, tanto per intenderci. Niente, siamo qui. Andiamo a incontrare adesso l'Hartlepool UTD, che è quarto in classifica. 6 partite giocate come noi, 4 vinte, una pareggiata, una sconfitta. 9 gol fatti, 5 subiti, 4 di differenza reti, 13 punti. Noi dopo, diciamo, un mese e mezzo di campionato, 3 vinte, 2 pareggiate, una sconfitta, 10 gol fatti, 6 subiti, 4 di differenza reti, 11 punti. Non è facile, anche perché io sapete che ho deciso di non fare calcio mercato. Quindi andiamo avanti. Direi di le maglie potrebbero andare bene anche così. Gestione squadra. Allora, vediamo un pochettino. Collins, mettiamo. Io metterei Clark. Dai, proviamo di nuovo lui una volta. Poi vorrei vedere un attimo la panchina insieme a voi. Abbiamo questo Saunders che non lo facciamo mai giocare, questo Clark, Harris, tanto Ward può andare in panchina, ne portiamo appunto su Saunders. Abbiamo Grant, poi vabbè, c'è tutti gli altri che sono Collins, non grandi fenomeni però. Smith, questo esterno destro, molto interessante. E, boh, non lo so, Agresen. Possiamo portarlo al posto di magari, visto che abbiamo Sanders, togliamo, li mettiamo, ecco, Agravesen, vediamo chi togliere, Nolan però, cavoli, mi dispiace toglierlo, anche Finlay, va bene, c'è Grant, che però non so perché non mi dà Agravesen, non riesco a capire. Io voglio Agresen e tu mi dai quello lì che non può giocare lì. Questo può giocare, non so perché mi dai quello là che è un COC, non capisco. A parte che io li faccio giocare lo stesso, ragazzi, non me ne fregavo niente. Bene, allora, andiamo in campo? Direi proprio di sì, ragazzi. Andiamo in campo a giocarci. Tanto però aspettate, fatemi vedere solo una cosa. Le maglie, non è che mi piacciono tanto queste maglie come sono fatte, però, vabbè, no, così no, perché sarebbero uguali. Ecco, forse così, sì, direi di sì, dai, che brutte, madonna. Allora, postazioni di gioco, ragazzi, io direi di fare solo 3 minuti. Ah no, il minimo è 4. Ah, ok, vabbè, allora niente, giochiamo così. Andiamo indietro e andiamo a giocarci Hartlepool contro Bristol. Finalmente, ragazzi, ho tagliato i capelli, mi sono fatto una bella rapata, 12 euro, un'ora di barbiere, direi che va proprio bene, ragazzi. Dai, qui andiamo a tirare due baccate, come ci arriva l'affare da entrare in campo. Ah, però è buono, questo non so cosa serve. Va bene, dai. Andiamo, ragazzi, andiamo. Ah, tempo brutto, Veramente brutto. Al Town Park. C'è ancora tantissime partite, ragazzi, da giocare, ci sono 46 partite, voi potete immaginare che delirio, non so quando finirò sto campionato qua, però chi se ne frega, tanto io FIFA questo è l'unico che ho preso e l'unico che prenderò, perché tanto da uno all'altro cambiano ben poco. Andiamo subito in campo, dai, forza, e si parte con l'Hartlepool che batte il calcio d'inizio. Dobbiamo giocare bene, di non fare cazzate. Bello questo anticipo, subito, andiamo. Buona. Ancora l'Hartlepool però è uno spareggio, diciamo. Attenzione.
Buono col petto, subito di prima. Ah, ha sbagliato tutto, poi c'è questo rilancio lunghissimo. Andiamo a prenderla noi con calma. Buono qui il fraseggio. La palla adesso che arriva. Niente, non c'è spazio per il tiro. Adesso forse si parte il tiro, ma è sbilenco. Palla che finisce fuori. Volendo potrei farne anche due, perché tanto non è che durano tanto, però il problema è sempre il download della registrazione, che mi va a fare un'ora. Cioè, se registro 30 minuti, un'ora mi va, non ho proprio voglia, preferisco fare uno alla volta. Dai, ole. Molto chiuso l'Hartlepool, bella questa palla. Adesso entra, parte il tiro! La parata di Kurt. Adesso c'è questo rilancio. Ragazzi, scusate, ma la telecronaca non ho proprio voglia di farla. Poi vi invito a seguire la meravigliosa Masterly che sto facendo col Chievo, che non è nulla facile. Attenzione, cerchiamo di dare un po' spazio un po' a tutti i giochi. Attenzione. Parte il tiro, mamma mia. Attenzione ragazzi. Palla in mezzo. Buona così. Andiamo, andiamo, usciamo. Adesso. Tienila, 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 cavoli. Quando è così so già che prendo gol io. FIFA è così. Buono l'appoggio qua e adesso andiamo, andiamo, bello, si converge, parte il tiro, grande azione, mamma mia che gol. Sti fratelli Anderson ragazzi sono forti sulla fascia, mamma mia, non serve grandi giocatori qui, sono tutti più o meno dello stesso livello, anche le altre squadre. Gran gol, mamma mia, gliel'aveva quasi presa. Non ha chiuso bene l'angolo e qui, scusate, ma mi sbaglio sempre. Sembra un handicappato. Harry Anderson. Bristol Rovers goal, number 19, Harry Anderson. Attenzione, poi mi viene in mente una cosa, ma ve ne parlerò poi sempre con FIFA. Ma a livello manageriale, io non gioco. Bello, bello. Sì. Oh, mamma mia, che azioni, ragazzi. Mamma mia. Che tiro qua. Andiamo a chiamare il nostro secondo giocatore. Perfetto qui. Dai, Anderson. Dagliela qui. La chiude. Palo. Fuori. Soldado. Ex giocatore. Soldato, sì. Perché? Perché lo dico io, boh, non per i coglioni. Anderson, pallone adesso da questa parte, ancora il tiro, la ribattuta. E allora si riparte da dietro. Pallino del gioco sempre al Bristol. Palla in mezzo. Parte questo tiro. Si alza sopra la traversa. Mamma mia, stiamo giocando bene. Stavo pensando di alzare, di mettere il livello dopo campione, però ho paura che poi sia troppo difficile. Attenzione. Dai e vai, dai e vai. Bella, così con calma. Tienila lì, tienila, tienila. Adesso vai, vai, vai adesso. Sì, Madonna. Ragazzi, inserimenti. Abbiamo giocato bene contro questi qui. Questi sono quarti in classifica, eh.
Grande Anderson, grande Anderson, la palla in mezzo, boh, mamma mia, sti Anderson qua, non abbiamo bisogno di nessuno, noi siamo forti così in questa quarta serie inglese. Pallone ancora da Anderson, prova a metterla in mezzo, colpo di testa a girare, mamma mia, ancora Anderson. Pallone in via, vorrei fare un tiro da lontano, vedere com'è, ma non mi riesce mai. Niente, 1-0, va bene così. E intanto il Crewe vince, eh? Anche il Colchester, il Walsall perde col Mansfield, vabbè, andiamo, andiamo, va bene così la squadra, non si tocca niente. Stesso discorso di PES. In mente di fare una cosa manageriale, però devo ancora studiarla bene. Andiamo, mamma mia, arriva, arriva, dai stronzi, vaffanculo, eh. Madonna, come gliela presa, vai Connolly, pilastro di questo Bristol, Nolan. La tiene la porta, partonna. Attenzione. Veniamo indietro. No, no, esci! Mamma mia, cosa ho salvato qua! Si lotta, ma... Bello il contropiede! Sì! E la chiudiamo, cazzo che contropiede, la chiudiamo, e la chiudiamo così. Peci, Zaccarelli, Claudio Sala, Pulici, Torino 2, Juventus 0. Ma boh, magari fantasia adesso, una volta no, adesso è fantasia. Grande azione, io scherzo ovviamente ragazzi, so anche essere sportivo, a me non piace fare l'ultras quando uno gioca, no, non va bene. Attenzione dietro, dai, fate venire il latte alle ginocchia come fa Heidi, dai, vediamo. Alla 69esima, attenzione perché non è ancora detto. Attenzione, marcano molto stretto. Che errore qui, mamma mia, stava costando caro quell'errore lì. Bello il numero qua, ancora. No, perché non alzi la testa? Guarda cosa cazzo fai, guarda cosa cazzo fai! Tanto c'è i cambi da fare, entra Grant, dai, ci sta. No! Guardate che gol che abbiamo preso, da coglioni proprio, da coglioni, ma guarda che gol che abbiamo preso, ma guarda che gol che abbiamo preso, proprio coglioni, eh.
Siamo proprio dei coglioni. Pubblico spinge, giusto, ci credono. Bravissimo. Giocano bene, eh? Attenzione, attenzione. Via, via, dai contropiede, dai. Ah, buono, vinciamo, ma quanta fatica. Va bene così. Niente. Ok ragazzi, adesso andiamo avanti. Intervista dopo partita non ce ne frega niente. E quindi andiamo a vederci la classifica. Se ce la danno, noi andiamo a metterla subito. Dovremmo essere abbastanza su, in questi ragazzi, che non è che sono dei fenomeni, però. Allora, classifica, tanto Clark, ringrazio per aver giocato. Vabbè. Siamo secondi, orca, a 5 punti dal Bradford. Allora davanti hanno perso tutte. Eh sì, chi ha perso, chi ha pareggiato. Va bene, va bene. Minchia, il Bradford ancora non ha perso. Mamma mia, punteggio pieno? No, ma comunque. Ok ragazzi, è tutto. Alla prossima, ciao ciao.